siamo con Irene Priolo, sindaco di Calderara. L'abbiamo invitata questa sera al Cantierone, alla festa di Sinistra Ecologia e Libertà, per una serata sulla città metropolitana. Ne approfittiamo per intervistarla chiedendole, secondo lei, quali sono le priorità per la città di Bologna, le attuali priorità, le necessità per il prossimo mandato sulle politiche cittadine. Ma allora, io partirò da una priorità che forse molte persone diranno, ma no, ma questa non è una priorità. Io penso che sia tornare a costruire il senso di appartenenza e di rispetto della città. Cioè, la città di Bologna è da sempre stata un modello per i cittadini che vivevano questa città e che la vivevano come modello anche comportamentale, per cui un cittadino di Bologna, di qualsiasi provenienza esso fosse, quando andava anche in un altro territorio diceva: io sono un cittadino bolognese, ed era molto orgoglioso di questa cosa, perché automaticamente era una rappresentazione di un civismo molto forte che aveva la città di Bologna. Oggi io vedo una città che viene vissuta o quasi usata dalle persone, una città che non è rispettata, e quindi da questo punto di vista bisogna ricostruire un senso culturale. Come si fa a fare questo? Sicuramente viene messo in evidenza in questa fase il tema del degrado e della sicurezza della città. Sono due temi che si compenetrano l'uno all'altro e che danno molto anche il senso del rispetto della città, per cui sicuramente bisognerà lavorare sulla qualità urbana di questa città e da questo punto di vista i cittadini saranno molto orgogliosi di poter rivendicare nuovamente l'appartenenza a questa città e a questo modello. Era un po' una sorta di bolognesità che però era inclusiva, e questo si è andato perdendo in questi anni. Cioè, molte persone mi dicono anche un po' questo, e in alcune zone abbiamo evidenti problemi da recuperare, quindi il degrado in alcune zone è evidente, si sta facendo già qualcosa, ci sono gli impegni civici anche dei cittadini, però non basta, e partire da lì. Dopodiché ovviamente il tema dei servizi è sempre presente. Io penso che Bologna, come tutta la città metropolitana, debba fare un salto di qualità sul tema dei trasporti, dei trasporti pubblici. Alcune cose sono state fatte, però penso che soprattutto il trasporto pubblico su gomma sia fermo almeno dagli anni 80, e quindi questa è un'altra priorità sulla quale bisogna investire se la città capoluogo a sua volta, diciamo, è la città che esprime il sindaco metropolitano. Il Partito Democratico sta facendo il suo percorso nel seguire la migliore scelta per le prossime amministrative che ci saranno qui a Bologna. E Sinistra Ecologia e Libertà ha chiesto le primarie di coalizione. Penso che sia innanzitutto che la politica si debba incontrare su questo aspetto qua. Cosa voglio dire? Che SEL e il Partito Democratico, a mio avviso, devono fare un incontro all'interno del quale decideranno appunto innanzitutto se c'è l'alleanza per ricostruire la coalizione. Penso che sia un tema molto molto importante, e io penso che da questo punto di vista ci sia la necessità quindi di trovare una condivisione. Secondariamente, all'inizio di questo mandato, le primarie di coalizione sono state uno strumento utilizzato e sono state importanti, hanno consentito, diciamo, alla città di tornare ad essere governo di città. Quindi non mi spaventerei dietro le primarie di coalizione. Possono essere, in questo momento in cui abbiamo, diciamo, una necessità di allargare il consenso rispetto al Partito Democratico, uno strumento molto importante. Cioè, noi non ci dobbiamo chiudere noi stessi e dobbiamo allargare. Da un punto di vista, uno strumento importante che però va misurato come investito al momento in cui noi stiamo vivendo. Se questo strumento viene scelto e ritenuto quello valido, perché no?